Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Oggi ci andiamo a sbarbare, proviamo l'altra versione di Officina Artigiana, però non questa qui, Oli del Benessere, ma l'altra con la profumazione Stay Traditional. E a questo proposito volevo ringraziare Maurizio Iozzo, grazie mille, per questo campione di sapone e after che mi ha voluto omaggiare, chiaramente, è chiaro che io ti ringrazio di cuore, mi ha fatto tanto piacere. Lo so che tu dici che mi hai stalkerizzato sulle pietre, argomenti per, ma non è vero, perché lo faccio con chiunque mi contatta, lo faccio con piacere. E di conseguenza non posso che essere contento che tu abbia voluto omaggiarmi con questo sapone, anche perché ero rimasto veramente colpito di questo, quindi sono curioso anche di quest'altro, visto che come passa dovrebbe essere molto simile, cambia solo il profumo. Ok, non ci perdiamo in altre chiacchiere. Vi presento un attimino cosa userò. Andremo ad usare questo bel rasoio Iberia. Molto molto bello, affilato su una piramide di sintetiche, le Shapton Glass, e poi, come mio solito, dopo una lucidatura spinta, mi piace tornare indietro sulle naturali, quindi slurry fantasma su questa Thuringia, perché la volevo provare con la sua About, e lucidatura, tra virgolette, finitura proprio ultima sull'altra Thuringia, la Light Green. Ok, sapone messo già in ciotola, sparpagliato sulle pareti, mi metto un pochetto di acqua calda e due gocce di olio, che non è un prebarba, ma è un'altra roba, però è olio di argan. Allora, molti miei amici mi prendono in giro perché con i saponi buoni dice, non ci puoi mettere il prebarba, avete più che ragione, però l'ho spiegato un sacco di volte, ragazzi, io li devo consumare, io non li voglio buttare così senza motivo e li consumo, non fa niente, tanto se un sapone è buono la meccanica la si riconosce comunque, non è che se ci ho messo un goccio di prebarba mi cambia chissà cosa. Ripeto, per quanto mi riguarda non li comprerò più. È tutta roba che ho e che voglio consumare, però. Penne a lazzo, oggi andiamo proprio sul classico. Non so se è il più indicato per fare questo tipo di saponi, però vabbè, il 48 Omega, quindi ciuffo lungo, lungo, lungo. Come potete vedere, maiale super rodato, le punte si sono tutte belle ammorbidite, sta a bagno. Figuratevi, io lo maltratto proprio questo perché sta a bagno da 3 giorni, per capirci. Però ragazzi, parliamo di un pennello da 5 euro, non vuol dire che deve essere maltrattato, però a me piace così, cioè non è che piace così, l'ho messo, poi me la dovevo fare ieri la barba, poi è scappata e via dicendo, siamo arrivati ad oggi. Sono 3 giorni che non mi rado. Quindi poi diciamo che in realtà il pre-barba c'è già pure in faccia, perché essendo che sono appena uscito dalla doccia, diciamo che già una sorta di pre-barba l'ho già fatto. Allora, il profumo rispetto all'altro Officina Artigiana Oli del Benessere è completamente opposto, anche il colore della pasta di sapone è proprio diversa, perché quella dà sul marroncino, invece questa è bianca. E qui anche un cieco capirebbe che è agli agrumi principalmente, poi tutto il resto che ci sarà dentro, perché sicuramente c'è tanta roba anche qui come profumazione, però voi sapete che io sono scarso, quindi quello che ci sento è sicuramente gli agrumi, proprio si sente tanto. Maurizio, il buon Maurizio mi ha fatto un packaging proprio caruccio, proprio il barattolino del sapone, il barattolino dell'after, quindi ti ringrazio tanto, sei stato molto gentile e molto più generoso di quello che tu magari pensi. Però
Perché a me, ragazzi, veramente non mi costa nulla finché siete in pochi. Poi magari gente come Bob, come Mauro, magari siete in 100 al giorno a contattarlo, poi è un altro discorso. Però a me siete in pochi, quindi davvero non mi costa nulla darvi quelle poche dritte che posso darvi, perché vi ricordo sempre che io sono un super neofita, allo sbaraglio peraltro. Forse quello che mi differenzia è che in poco tempo, magari rispetto ad alcuni che magari sono 2-3 anni che stanno nella rasatura tradizionale, magari non hanno mai affilato, oppure hanno comprato una pietra e sono rimasti per 2-3 anni su quella pietra. Io in poco tempo, in un anno e mezzo, due, ho provato un sacco di roba e ho affilato praticamente un rasoio ogni 2 giorni, per dire. Ma resto sempre un neofita, ragazzi, perché non è che la quantità può sostituire l'esperienza che uno acquisisce nel tempo. Quindi quello che so, vi dico, sapone che reagisce, guardate qui, montaggio in ciotola che non lo facevo da un sacco di tempo. Però qui in questo caso, essendo il vasetto micro, chiaramente. Allora, mi sciacquo un pochetto. Quindi, anche se l'olio un po' rimane in viso. Andiamo a prendere questo sapone dalla pasta molto invitante. Guardate qui, una nocciolina ci ho messo, di sapone nella ciotola. Mamma. Allora, sincero proprio, a primo impatto sono stato tra virgolette fortunato a prendere la prima versione. Nonostante a me piacciono i saponi e gli after agrumati, però quell'altro, Oli del Benessere, è un profumo spettacolare. È incredibile, una persistenza assurda. Assurda. Questo qua, secondo me, è proprio la stessa pasta, ripeto, cambia il colore. E poi quello che veramente si differenzia è la profumazione. Ripeto, quello che sento proprio che spicca è l'agrumato, cioè c'è poco da dire. Sicuramente sarà ricco di molte altre sfumature, ma ragazzi, io non le riconosco. Ho detto, quelli che riescono a riconoscere pepe nero e via dicendo nei saponi, io non sono in grado. Quindi ho detto, per correttezza, quando riesco, metterò sempre la piramide olfattiva magari in descrizione nei video, così è giusto che magari qualcuno del produttore, quando riesco a trovarla, così magari, tanto quello non mi costa nulla farlo. Però non mi voglio far influenzare leggendomela prima, a meno che non sono veramente curioso di capire. Perché ad esempio quello dell'altra volta, il Wally Cow Entropy Man, poi quando sono andato a leggere era tabacco, pelle, anche lì pepe nero, spezie, quindi una profumazione molto molto complicata. E io lì proprio scarsissimo ci sentivo il miele, addirittura il miele, ragazzi, proprio. Beh, che dire. Pennello che si riconferma, ragazzi, uno dei miei preferiti, maiali economici, ma che rendono tantissimo, cioè morbidezza, raggiunge una morbidezza quando. Certo, questo è molto molto lungo come ciuffo, però gli altri, tipo il Proraso, l'Omega, quello fatto per la Proraso che ho usato l'altra volta, il 49, già sono più fattibili. Questo è proprio.
Però questo è un classico pure, questo proprio è quello da barbieri. Cioè, guardate quanto si apre. Sì, io nell'insaponata ci perdo tanto tempo. E qui, anche qui sono scuole di pensiero, no? Secondo me il detto che dice una buona insaponata e mezza barba fatta, secondo me è vero, però. Allora, proverò per la prima volta questo Iberia affilato con questa piramide, quindi anche le pietre sono nuove. E vediamo un po' come va. Spero non sia un taglio troppo aggressivo, speriamo, perché magari si è lucidato tanto sulla light green, vediamo. Quindi. La barba di 3 giorni direi che la spazza via. Allora, primo impatto, primissimo impatto, mi ricorda davvero tantissimo un filarmonica. Però chiaramente è un pochetto più piccola, visto che questo è un 13 e non un 14, quindi. È un 7 ottavi e non un 8 ottavi come i Fila 14, quindi un pochetto, diciamo, la differenza si sì, sa, però molto molto simile. Me lo ricorda tanto il filarmonica. Anche questo è fabbricato a Barcellona, made in Spagna. Dire taglia alla grande, vediamo alla fine, perché a me resta sempre il test dell'allume quello che mi fa capire tante cose. Inutile, preso sta abitudine. Thank you.
comunque quando uno usa una nuova pietra, non dico che perché l'avevo osservata al microscopio come stava venendo il filo, però comunque è un'incognita perché non sai mai. Tranquillamente ci sono state pietre che ho dovuto provare, che ne so, 3 volte con la stessa lama per trovare la quadra come calzavano su di me, come è successo con l'Efeso. L'avevo provata prima sotto il rubinetto, come di solito si fa, e con quel tipo di pietre. Lucidatura estrema, ma taglio troppo aggressivo, nel senso di poco permissivo, troppo laser per i miei gusti. Poi solo ad acqua pulita e... Eravamo sempre lì, poi con uno slurry leggerissimo lì ho trovato la mia quadra, l'ho dovuta provare 3 volte, quindi è sempre in incognita. Quindi se torna sempre al discorso, se voi avete la prima pietra, cioè non vi allarmate se al primo utilizzo non avete trovato il suo range specifico, provatela e riprovatela. Ok, prima passata, andata, direi che ha spazzato praticamente, quando si dice ha spazzato il 90%, è vero. Secondo me la prima passata è quella che poi è chiaro che ti può rimanere qualcosa. Ok, allora. Allungo poco poco il sapone in seconda passata, vuoi perché un pochetto magari si è asciugato stando fermo lì, vuoi perché la seconda passata è sempre meglio farla un po' più liquida, un po' più scorrevole, anche perché abbiamo meno pelo, quindi... Beh, direi sapone molto produttivo prima di tutto, nel senso che una nocciolina ha tirato fuori davvero tanta schiuma. Montaggio anche molto facile, avete visto, non è che... Allora, ripeto, anche se sarebbe meglio aspettare fine barbata, ma la verità è che mi è piaciuto di più l'altro. Quindi la versione Oli del Benessere, piuttosto che questa qui, con il nome Stay Traditional, sinceramente. Sì, mi è piaciuto di più quello. Cioè, quell'altro ha un profumo assurdo. Difficilmente sentito o associabile a qualche altro sapone che io abbia provato. Assurdo, buonissimo, buono, 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 veramente tanto, tanto. Ok.
Allora, nonostante non posso dire che è un taglio poco dolce, però ci devo lavorare ancora, non è dolce come piace a me. Quindi si può fare sicuramente di meglio. Probabilmente la proverò a finitura Slurry Fantasma. Seconda passata non sta tirando via nulla, ragazzi. Zero. Ma secondo me è davvero una gran bella lama. Quello che non mi sta proprio soddisfacendo è l'affilatura. Nulla di... non è una brutta affilatura, però ci devo lavorare un attimino. A renderla poco più permissiva. Quindi non posso dire che è un taglio laser, no, non è un taglio laser, però è, vorrei di più, un po' più dolcezza. C'è anche già un'ottima profondità, quindi mi fermo così, mi fermo alle due passate tranquillamente proprio, guardate, perché c'è già un'ottima profondità così. Niente, allora mi sciacquo un attimo. Finché ho l'acqua calda nel lavandino. La sfrutto. Far sciogliere magari anche il sapone, no? Poi posso svuotare il lavandino, prendere l'allume, quindi mi ribagno con l'acqua fresca. Infatti, come immaginavo, pizzica. Ecco, questa
È una di quelle rasature in cui, vedi, pizzica abbastanza. E infatti me ne ero accorto che era un taglio troppo. Sì, perché con le Thuringia, adesso io con questa non avevo tanta esperienza con la light green, però con l'altra, con la yellow green, che è abbastanza simile, almeno per quello che ho potuto vedere. C'è quell'altra, lucida in una maniera assurda, quindi bisogna stare molto molto attenti, perché fai presto a fare una spada laser. E pizzica, porco dighe! Mamma, sotto al collo pizzica tanto. Qua non tanto. Questo è il mio vero metro di giudizio, di paragone per dire come mi è venuta un'affilatura. Perché, ripeto, profondità molto molto profondo. Cioè, essendo che io non ho fatto il contropelo, ragazzi, neanche il traversino, molto profondo. Dici, come fai a capirlo? Perché sono abituato, so come vanno gli altri. Però questo, capito, è imputabile anche a varie cose, magari anche alla molatura stesso, all'angolo di taglio del rasoio. Quindi, invece, qui l'allume che pizzica o meno, secondo me, lì si parla veramente del filo ultimo del rasoio che tocca sulla pelle. Quindi mi fa veramente capire come l'ho fatto sto filo, indifferentemente da quello che ho visto al microscopio, no? Ecco, io la penso così, questa è l'idea che mi sono fatto. Poi magari non è così, magari scientificamente non è così. Allora, ci togliamo l'allume. Ok. Allora, sapone, che c'è poco da dire. Si conferma, poi vedete, questo è il bello di non appartenere a nessuno, di farsi la barba per il proprio gusto, che io tranquillamente, se Goodfellas fa un buon sapore, io ce li ho gli altri Goodfellas, ve li faccio vedere. Questo è uno dei primi, no, che presi. Cioè, questo con questo, cioè, non c'entra niente. Io lo posso tranquillamente dire, questo è una roba, questo è un'altra. Questo è un livello altissimo. Questo qua è un livello altissimo. E io, bello, sono libero di poterlo dire, non me ne frega niente. È un livello altissimo, ragazzi. Buono, buono, buono. A me, ripeto, è piaciuto di più questo qui, Oli del Benessere, piuttosto che lo Stay Traditional. Ma lì è questione di profumazioni. Quindi, ma come sapone, è veramente buono, veramente. Ok, adesso ho paura un po' a mettermi l'after, ma ci tocca, no? Vedete che lavoro che mi ha fatto? Cioè, mi ha fatto due barattolini. Cioè, guardate qui, mini barattolini di sapone, quanto è bellino, con l'after. Cioè, questi sono gesti, prendersi la briga di fartelo, la spedizione, cioè, ma che sono bei gesti, ragazzi, è inutile. Anche questo è molto agrumato, chiaramente c'è la nota alcolica. Ho paura quanto me ne devo mettere, visto che è completamente aperto, devo fare attenzione. Diciamo che brucia di meno di quello che mangio. No, non brucia proprio, sinceramente. Quindi, allora, è molto buono. È molto complesso, secondo me, anche questo. È vero che senti l'agrumato prevalentemente, ma ci sarà davvero davvero tant'altra roba. È molto molto complesso, molto buono, però ripeto, non lo so, ma mi è piaciuto più Oli del Benessere. Sono veramente contento che alla cieca
mi sono buttato a prendere quello e sono veramente contento che Maurizio, manco a farlo apposta, mi ha mandato proprio questo qui perché lo volevo comprare. Quindi adesso, a parte che me ne ha mandato abbondantemente, quindi dice no, per 3 o 4 sbarbate e a giro con gli altri saponi mi dura 6 mesi, quindi sto a posto. Però avendolo provato mi ha tolto la curiosità e sinceramente non lo comprerei. Per fortuna ho preso l'altro, perché per me è una profumazione assurda quell'altro. Ok, ragazzi, perfetto. Iberia, che devo dire tranquillamente paragonabile a un filarmonica, secondo me. Siamo proprio lì, non vedo differenze molto molto simili. Beh, sembra proprio uguale, diciamo. Chiaramente un po' più raro, non ho il Palmera, ma immagino che siamo sempre su questa, su quest'andazzo qui, filarmonica, Iberia, Palmera. Almeno finché hai questa forma, punta quadra, molatura molto vuota. Sono dei bei pezzi, eh? Sono dei bei pezzi. Molto molto bello. Allora, rifinito prima su, vabbè, bisellato tutto su sintetica, quindi Shotton Glass, poi volutamente tornato un passo indietro con un leggero slurry molto molto fantasma su questa, la Motlet Black detta Schwedestein, imparerò bene il nome, e poi finitura proprio ultima ultima ad acqua pulita sulla light green, quindi due turingia di finitura. C'è un motivo? No, perché le volevo provare tutte e due. Però ripeto, sarò un passetto ancora più volutamente indietro, troppo aggressivo, non tantissimo, ma un po' laser rispetto a quelli che sono i miei gusti. Sapone ve l'ho fatto vedere, praticamente è lo stesso di questo, però lo Stay Traditional Aftershave uguale, e pennellazzo il 48 mega, si conferma un must, l'importante è fateli rodare bene, quindi se lo trovate, questo addirittura l'ho comprato in un tabacchino giù dalle mie parti, fate quanto voi, in un tabacchino insieme al 49, quindi si trova dappertutto, 4 euro, 5 euro. Prebarba usato, capisco chi non gli piacciono queste accoppiate, ma a me ragazzi cambia niente. Prebarba usato e beh, guardate quanto ce n'è ancora, quante barbe ti fai qui. E niente, va bene, alla prossima, ciao ragazzi.